Buongiorno, buongiorno e buon martedì 26 marzo. Cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video. E voglio sempre ricordarvelo, devo sempre ricordarvelo, ieri è storia, domani è mistero, ma care amiche e cari amici, oggi è un dono, gustatevelo. Partiamo subito da una parentesi tennistica. Ieri notte ho visto la partita di Musetti, Lorenzo Musetti, che è tornato il grande Musetti, grande talento, ha ritrovato forse il filone, gli è nato il 15 marzo, il figlio Ludovico si è trasformato battendo Bob Shelton, un avversario difficile, difficile ma molto particolare, grandi colpi ma degli errori che non si vedono in quelli che Lea Pericoli ha sempre chiamato giocatori di club. Io sono un giocatore di club, degli smash, dei colpi geniali, ma degli smash proprio scomposti. E Musetti ha recuperato delle palle incredibili andando dietro con dei lungolinea straordinari. Complimenti, adesso ci sarà la partita contro Alcaraz, quindi una partita tutta da vedere, tutta da gustare, ma complimenti ancora a Lorenzo Musetti. Ieri è stata una giornata triste per tutti i tifosi del Milan, perché è scomparso un altro dei grandi ragazzi di quegli anni 60, che giocavano negli anni 60, Ambrogio Pelagalli. L'avevo visto l'ultima volta, ovviamente invecchiato, e lui mi sembra che sia del 39, 40 o 41, insomma, ai funerali di Giovanni Lodetti. Lui c'era, mi ha salutato, Ambrogio Pelagalli. Ha segnato, ha giocato più di 120-130 partite nel Milan, dalla stagione 60-61 per 5 stagioni. E c'ero quando ha realizzato l'unico suo gol. Me lo ricordo quella partita. Era dell'ottobre del, mi sembra 22 ottobre del 61. C'ero perché il primo gol, non è che mi ricordi tanti gol di quegli anni, ero un bambino, però mi ricordo il Milan vinse 3-1 sulla Roma e segnò il primo gol David, il secondo gol Pelagalli, il terzo gol Orlando della Roma, un'ala molto brava della Roma, e poi Jimmy Greaves, idolo Jimmy Greaves, segnò il gol del 3-1. Ecco, mi ricordo quella partita, il gol di Pelagalli non me lo ricordo sinceramente, ma mi ricordo il gol di Mario David, che era la famosa Milan giocava, ve lo ricordate, famoso, Ghezzi, David, Treppi, Trapattoni, Maldini, Radici, Greaves, Pelagalli, Altafini, Pivatelli e Rivera, che giocò là sulla fascia, meno come numero. Ebbene, mi ricordo il gol di Mario David, magari qualcuno di voi, perché tentò un tiro cross dalla destra, dove in questo momento opera Calabria, sotto la porta della curva nord. Ecco, un tiro cross, la palla si infilò, quei tiri beffardi che vanno in diagonali e si infilano sull'altro palo, e Fabio Cudicini, che allora giocava, poi venne nel Milan alla fine degli anni 60 e giocava nella Roma, fu ingannato dalla traiettoria. Quel gol di Mario David me lo ricordo ancora. E in quella partita realizzò l'unico suo gol della carriera rossonera a Pelagalli, che con Trapattoni, Salvadore, Trapattoni, Radice, c'era Trebbi, Noletti, un gruppo di giocatori straordinari. E Pelagalli è stato anche nella rosa della squadra che ha vinto il campionato 61-62 e la Coppa dei Campioni l'anno dopo 62-63. Scompare un'altra figura leggendaria di quel Milan, i ragazzi del Milan di quegli anni. Sono ragazzi nati nel settore giovanile, mi sembra che ci fosse un Trapanelli, mi sembra, Trapanelli, il responsabile del settore, il grande allenatore. Vado a memoria, non mi sono preparato perché adesso mi è venuto in mente questo settore giovanile straordinario del Milan di allora. Signori, parliamo del Milan di oggi, parliamo partendo dalle notizie di campo. Ieri Bennacer presente,
quindi ha recuperato oggi dovrebbe ritornare anche Leao, quindi bene, e siamo pronti per partire per la grande avventura che ci porta da ieri, giorno 25, fino al 26 di maggio. 2 mesi meravigliosi da grande Milan, con il Milan protagonista, speriamo, ad aprile, soprattutto in Europa e in campionato, a partire dalla scorbuticissima partita contro la Fiorentina, che ricordo non vede il Milan vincere bene ormai da troppo tempo, soprattutto poi con l'allenatore italiano, altro grosso problema perché riesce sempre a trovare le contromisure, è un allenatore ostico sia quando era sulla panchina dello Spezia sia oggi nella Fiorentina, perché anche quando abbiamo vinto l'anno dello scudetto, quell'1-0, la Fiorentina giocò tutto sommato meglio. Non è stata formidabile in difesa, il Milan ha creato diverse occasioni, ma quando la giostrava a centrocampo era difficile carpire la palla, quindi una partita molto complicata. Però il titolo riguarda la rivoluzione d'estate, un mercato rivoluzionario, perché tutto dipenderà, soprattutto per quello che riguarda il punto dove il Milan deve rafforzarsi, cioè l'attacco, dalla risposta di Olivier Giroud. Anche le parole di Deschamps, l'allenatore della Francia, fanno propendere al fatto che Olivier Giroud possa partire per gli Stati Uniti, andare a giocare nel Los Angeles Football Club, da non confondersi con quella squadra di Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy, e per poi magari anche lì tentare la carriera dirigenziale, e ne avrebbe tutte le qualità il nostro grande Oliviero. E adesso però deve dare una risposta. Il Milan, forse la soluzione ideale sarebbe un Giroud, un terzo giovane e uno Zirzé, perché Zirzé potrebbe anche far cambiare un po' gli schemi davanti e potrebbe giocare con Giroud. Giroud, per esempio, ha giocato lì, è stato forse uno degli errori più gravi di Pioli in questa stagione, quando ha messo in partenza non nel 4-4-2, ma una situazione un po' spuria, e ha messo sia Giroud che Jovic là davanti, anzi con Jovic più centrale e Giroud che gli girava intorno. Milan perse dall'Udinese non solo per quel motivo, ma anche per quel motivo. E con Zirzé sarebbe l'ideale, ma deve dare una risposta presto, perché il Milan, ecco perché poi ci sarà una rivoluzione, un mercato rivoluzionario, perché il Milan, se perdesse anche Giroud, Jovic, mi sembra che le scelte di Pioli, che ha messo Okafor centravanti contro il Verona con buon successo, con buona intuizione, mi fanno capire che Jovic sarà stato anche un giocatore che ci ha risolto tante partite, 8 reti non sono poche. Però nel complesso, visto che prende anche 3 milioni e mezzo o qualcosa del genere, era parametro zero come ingaggio, questa mossa di Stefano Pioli mi fa pensare che Jovic, è una mia deduzione alla Sherlock Holmes, possa essere non più nei progetti del Milan. Il fatto che abbia provato Okafor con buon successo mi fa capire che il Milan c'è il rischio che parta, che il 27 di maggio, quando finisce il campionato, il lunedì dopo la fine del campionato, il Milan non abbia un attaccante centrale. Chiaro che puoi mettere Okafor, puoi mettere quelli che vuoi, ma centravanti di ruolo potrebbe non avere nessuno. Via Giroud, via Jovic, ripeto, titolari e assodati bomber là davanti. Okafor puoi metterlo, ma sappiamo che è un giocatore che può giocare in attacco a due, gioca sulla fascia di sinistra, a volte è capitato sulla destra, ma non è il suo ruolo il bomberone là davanti. Quindi, sapete, il Milan deve lavorare per trovare, non direi due, direi tre attaccanti, ovviamente non Zirzé, Šeško e Gyökeres, ovviamente con un grande attaccante,
un attaccante da supporto e magari un giovane. Ecco, tutto dipende da Giroud. Ci auguriamo che Olivier, se rimarrà, saremo felici non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per le sue qualità morali, le sue qualità di grande professionista. Ma riteniamo anche che in questo momento la tentazione di raggiungere il suo grande amico Hugo Lloris, ricordate, portiere della Francia e portiere anche del Tottenham e della Francia campione del mondo, sia forte. Probabilmente, magari non lo dicono prima noi, l'avrà già detto alla società, quali siano le sue intenzioni. E quando avremo le intenzioni di Giroud, il Milan si deve muovere sul mercato. I nomi li abbiamo già fatti, ma certamente ci saranno dei nomi. Per esempio, non ne abbiamo più parlato, ma ne parleremo magari nel video di oggi, e questa sera ci sarà un video, ne parleremo anche nel video di questa sera. C'è un giocatore che costa 25-35 ed è un grande attaccante, magari come punta di appoggio a un'altra grande punta, perché ne servono dei giocatori, ma potrebbe essere un buon giocatore anche lui, ed è Mofy del nigeriano, Mofy del Nizza. Giocatore che può essere ritenuto fra i migliori attaccanti, giovane, deve avere 24-25 anni, quindi potrebbe essere, non ne abbiamo mai parlato. El Nesiri mi dicono, non si sa se sia da Milan, oltre i soliti tre o i soliti quattro, Jimenez, Cesco, Zirkzee e il secondo me impossibile Gyökeres, perché poi ogni tanto spariamo dei nomi, ma ci sono delle situazioni contingenti non facili. Mofy potrebbe essere un altro dei nomi papabili, ma ci sarà una rivoluzione in attacco, perché c'è il rischio che il 27 di maggio il Milan non abbia neanche un attaccante per la prossima stagione, se non rinnovasse Jovic e se andasse via Giroud. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e mi raccomando, scaricate il link in descrizione.